Prevenzione Serena è il programma per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori della Regione Piemonte. Lo screening del tumore della mammella si rivolge a tutte le donne tra i 45 e i 75 anni. Prevenzione Serena ti invita a fare una mammografia in uno dei suoi centri specializzati. Il giorno dell'appuntamento presentati al centro di screening con la lettera d'invito. Non serve l'impegnativa del tuo medico. Informa il personale dello screening se hai una protesi mammaria, noduli, secrezioni al capezzolo o altri sintomi, se hai fatto una mammografia da meno di un anno, se hai un pacemaker o altri dispositivi impiantati sotto la pelle, o se sei in gravidanza o presumi di esserlo. Per un maggiore comfort durante l'esame, indossa abiti spezzati, ad esempio gonna più camicia, pantaloni più maglietta e così via. La mammografia è una radiografia fatta a entrambi i lati di ciascun seno. Richiede poco tempo e si effettua comprimendo leggermente le mammelle tra due piani di plexiglass. Anche se questa compressione per qualche donna può risultare fastidiosa, dura pochi secondi ed è indispensabile per ottenere un risultato chiaro. La mammografia sarà letta da due radiologi separatamente. Se la mammografia non ha rilevato alterazioni sospette per la presenza di un tumore, Prevenzione Serena ti invierà una lettera per comunicarti che potrai effettuare nuovamente lo screening ogni anno se hai tra i 45 e i 49 anni o ogni due anni se hai tra i 50 e i 75 anni. Se si notano immagini dubbie, sarai invitata al centro di screening per eseguire degli approfondimenti, come un'altra mammografia, un'ecografia o un piccolo prelievo di tessuto mammario, la biopsia. La maggior parte di questi casi dubbi non sono dovuti alla presenza di un tumore, ma è necessario eseguire questi esami supplementari per accertarsene. Puoi anche consultare online l'esito del tuo esame, collegandoti con le tue credenziali SPID all'area Salute Piemonte Prevenzione Serena del sito www.piemontetu.it. Scegli anche tu la qualità. Prevenzione Serena, il mio screening di fiducia.